Ciao a tutti amici di internet, bentornati sul mio canale. Oggi mi sento particolarmente autunnale perché non mettevo un rossetto scuro da tipo il 1873. Comunque, il video di oggi è, non lo so neanche io, praticamente mi è balenata in testa questa idea un po' di tempo fa. Io, se mi conoscete, se mi seguite da un po' di tempo, sapete che sono una persona che adora tantissimo le avventure, adoro viaggiare, esplorare posti nuovi, stare in mezzo alla natura, avventure generiche anche come concerti, insomma io sono una persona in fondo molto avventurosa. Quindi voi mi direte, ok, quindi fai un video in cui ci racconti le tue avventure? No, cioè forse anche in futuro, ma essendo io una persona appunto molto avventurosa ma anche molto sfortunata sotto certi aspetti, spesso e volentieri mi è capitato di affrontare più che delle avventure delle disavventure. Perciò ho deciso di iniziare a fare dei video, una volta ogni tanto magari, in cui vi racconto magari le mie avventure, magari le mie disavventure, dipende da quello che mi viene in mente, quello che mi va di raccontarvi. Quella di oggi è una disavventura. Se mi seguite da almeno un pochino avrete visto il video che ho fatto non troppo tempo fa in realtà, Adventure, in cui vi facevo vedere, praticamente vi portavo con me in un'avventura super carina che ho fatto con il mio ragazzo a settembre, i primi giorni. Siamo andati praticamente nell'entroterra ligure, sui monti, in mezzo al nulla, a 1400-300 metri mi pare, forse un po' di più, non mi ricordo. Comunque abbastanza in alto, lontano dalla civiltà. E niente, è stato bellissimo assolutamente. Se non avete visto il video io vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere. Penso che sia uno dei video, se non addirittura l'unico, in cui ho messo così tanto il cuore. Quindi il video in cui io più ho messo il cuore a farlo, ed è, cioè, mi piace tanto. E spero che possa piacere anche a voi. Il video si chiama Avventura e c'è un retroscena assurdo che ovviamente non ho ripreso, ma vabbè, adesso vi racconterò. Praticamente noi siamo partiti in mattinata. Siamo stati tutta la prima parte della prima giornata al Lago delle Lame. Forse se siete della Liguria magari vi piace andare a esplorare la natura, lo conoscete come posto. Comunque è veramente bellissimo, è un lago gigante, super bello, in cui si può andare a pescare. Noi non peschiamo, abbiamo visto poveri pesci presi a bastonate da persone. È stato un po' traumatizzante, ma non è questa la disavventura. Comunque appunto è un posto molto bello e ci è piaciuto davvero tanto. Verso poi la fine della giornata siamo andati a fare un giro ad Amborzasco, che è un piccolo paesino, ma proprio veramente piccolo, ed è bellissimo. Io lo conosco perché mia madre, quando era piccolina, con i suoi genitori, i miei nonni e mia zia, andava lì a passare l'estate, e quindi mia madre mi ci aveva portato quando ero più piccolina. E è veramente un posto, non so, ha una parte del mio cuore, mi piace davvero tanto. In pratica il nostro progetto era quello di dormire la prima notte in qualche bosco. L'abbiamo già fatto qualche mese fa, tutto ok, grande. E la seconda notte volevamo passarla invece in un rifugio che è praticamente sul Monte Penna. È questa sorta di agriturismo che ha anche queste stanzette, molto carino come posto. E così potevamo anche insomma caricare il telefono, fare la doccia, quelle cose lì. Perciò prima notte selvaggio, seconda notte un pochino più nella civiltà. Quindi verso le 6-7 mi sembra di sera cerchiamo un posto abbastanza comodo, abbastanza carino e non troppo disperso nel nulla, in cui insomma montare la nostra tenda e metterci a cenare e poi a dormire. Quando siamo stati lì la prima volta, quindi qualche mese fa, abbiamo dormito una notte senza, cioè in nessun posto attrezzato, abbiamo dormito in mezzo a un bosco, però ci siamo messi praticamente molto vicino come zona al rifugio in cui poi abbiamo dormito questa volta la seconda notte. Perciò alla fine c'erano macchine che ogni tanto passavano, proprio ogni tanto, però c'era civiltà, ecco, non eravamo proprio così persi nel nulla. Questa volta invece siamo saliti un pochino più in su sul monte, perché una cosa che volevamo fare, a cui tenevamo tanto, era vedere l'alba. Allora, se tu sei diciamo sul monte ma in mezzo ai boschi, quindi più o meno a metà altezza, sei circondato da alberi che sono altissimi, tra l'altro bellissimi, però non si vede assolutamente il cielo. Quindi, insomma, se tu vuoi vedere l'alba o il tramonto non è che sia così facile. Dopo un po' di peripezie, un po' di giri, troviamo uno spiazzo carino che era praticamente sulla strada principale, dietro un boschetto. Perciò la strada era lì, però in mezzo c'era un po' di cespugli, alberi. Abbiamo trovato questo prato bellissimo sulle colline, eravamo praticamente in cima alla collina, e poi a valle in lontananza si sentivano i campanelli delle capre, delle pecore, quindi pensavo, vabbè, non siamo neanche troppo lontani dal mondo civile. La vista era spettacolare,
nonostante quello che vi sto per raccontare, secondo me ne è valsa la pena, perché abbiamo veramente visto, siamo arrivati nel momento perfetto in cui c'era da una parte il tramonto e dall'altra il sorgere della luna, e ne avevamo quindi una vista fantastica da lì, era veramente perfetto, c'erano dei colori magnifici in cielo, abbiamo detto perfetto, questo è il nostro posto fine. Parcheggiamo la macchina abbastanza vicino, sarà stata 10-20 metri lontano rispetto a dove abbiamo messo la tenda, perché sennò veniva un po' scomodo. Montiamo la tenda, prepariamo tutto, ci mettiamo lì, mangiamo, e poi a una certa ora, mi pare intorno alle 9, entriamo in tenda, perché durante la giornata si sta ancora bene con una felpa o una camicia di flanella, ma la sera, la notte, poi fa freddissimo, perciò ci eravamo portati maglioni, maglie, felpe, sacchi a pelo, coperti di tutto. Entriamo in tenda, parliamo, ridiamo, scherziamo come al solito, a un certo punto sentiamo dei passi. Allora, io non so descrivere la sensazione, perché è stato, adesso rido mentre lo racconto, ma è stata una notte d'ansia pura. Sentiamo questi passi e la prima cosa che io ho pensato in realtà non era c'è un orso, vabbè, nel senso c'è un animale. Ho pensato, oddio, c'è qualche persona, qualche malintenzionato che ha visto la tenda, magari adesso vuole farci del male, vuole rubarci qualcosa. Cosa assurda, tra l'altro, perché comunque in mezzo a nulla così, ok, che pazzi sono ovunque. Però io faccio uno sbaglio, io guardo troppi film horror, guardo troppe serie televisive horror e quindi ho iniziato a pensare alle peggio cose, cioè un pazzo, uno che fa riti satanici in mezzo al bosco ci vuole sacrificare, cioè io, la mia mente stava vagando, io ero lì tipo, Thomas, oddio, cosa facciamo? E noi cercavamo di stare zitti come se non esistessimo, no? Quindi questi passi hanno continuato per un po'. E dopo un po' hanno smesso, ma sono durati una ventina di minuti, forse 10 anche la prima volta, ed erano appunto intorno alle 9, 9 e mezza. Sbaglio atroce che abbiamo commesso è stato quello di lasciare il sacchetto della spazzatura, quindi con i resti di cibo e cose, fuori dalla tenda. Non è una cosa che va fatta mai, e io lo sapevo anche perché io sono già stata in campeggio un sacco di volte, non so perché quella sera tra tutti e due abbiamo lasciato il sacchetto lì fuori, quindi ho pensato bene, attira gli animali, grande, bravi, tutti e due, complimenti! Dopo questo piccolo episodio, spaventati come non mai, quando abbiamo iniziato a sentire che intorno a noi c'era silenzio, Thomas, il mio ragazzo, ha detto vabbè, prendo il sacchetto della spazzatura, lo lancio abbastanza lontano, domani mattina poi lo andiamo a recuperare, però almeno lo teniamo lontano nel caso arrivassero animaletti vari durante la notte. Fantastico, ok, esce un attimo, lancia il sacchetto, io tipo ti prego rientra, paura, aiuto, ti mangiano. Rientra nella tenda e poi vabbè, ci siamo dopo un po' tranquillizzati, perché vi giuro ragazzi, la sensazione di essere chiusi dentro a una tenda dà sicurezza, ma non tanta, perché comunque non è una casa, non ha delle mura, è di tessuto fondamentalmente. Al buio totale, noi avevamo una piccola torcia però l'avevamo spenta, e sentire dei passi sull'erba intorno alla tenda, cioè vi giuro che mette una paura assurda, quando magari poi era un animaletto, però vabbè. Dopo un tot di tempo riusciamo ad addormentarci, praticamente è andata a intermittenza, a volte si sentivano di nuovo dei passi, altre volte poi silenzio, insomma andava molto a intermittenza e noi cercavamo di stare zitti il più possibile, perché comunque fosse stato un animale che dai rumori era di medie dimensioni, quindi non era proprio un animaletto, non era neanche una bestia gigante, però insomma era ansiogena come cosa. Alle 4 del mattino circa, qualsiasi bestia fosse questa bestia, ha iniziato a tirare testate alla tenda e ne sono arrivati altri due. Cioè noi a un certo punto sentivamo prima dei passi, poi un attimo di silenzio, poi di nuovo passi e poi hanno iniziato questi animali, che non abbiamo capito ancora adesso cosa fossero, a prendere a testate la tenda. Proprio vedevamo la tenda che, non so come dire, cioè tipo proprio si sentiva come se qualcuno stesse tirando dei pugni, e in realtà io penso fossero testate, perciò abbiamo ipotizzato che potessero essere magari capre selvatiche, di quelle non, insomma, che non appartengono a nessun allevatore, contadino, eccetera. Ma ci hanno andato dentro per tipo un'ora, un'ora e mezza. A un certo punto era chiaro che volevano entrare a curiosare, io penso. Comunque noi avevamo un animale che tirava testate da questo lato, uno dall'altro e uno sul fondo a lato della tenda. Io non so descrivervi l'ansia, cioè c'eravamo io e Thomas che eravamo
pietrificati. Vabbè, insomma, abbiamo cercato di calmarci tutti e due. È andata avanti per un'ora e mezza. A un certo punto io stavo pregando dentro di me che arrivasse l'alba, perché non ne potevamo davvero di più. Avremmo voluto alzarci e vedere fuori che tipo di animale fosse, ma comunque io, almeno Thomas voleva farlo, io ero tipo no, ti prego stai giù, perché avevo troppa ansia. Io pensavo, vabbè, se stiamo zitti, muti, insomma, se ne andranno prima o poi. In effetti poi con le prime luci dell'alba non ci sono più stati rumori di alcun tipo. Intorno alle 6:30 anche è sorto il sole. La vista era bellissima, l'alba è l'alba, forse l'alba più bella che io abbia mai visto, insieme a quella di Nizza, di cui forse vi avevo parlato a giugno. Insomma, ne è valsa assolutamente la pena, poi siamo stati ripagati di tutta l'ansia e il terrore, però insomma è stata una notte d'ansia, è stata proprio una notte d'ansia secondo me. Dopo aver visto l'alba abbiamo pensato, ok, dormiamo ancora un pochino perché abbiamo fatto la notte quasi in bianco. Chiaramente alle 9 del mattino ci svegliamo e c'era una nebbia così fitta che non si vedeva tanto più lontano di così. Quindi abbiamo chiuso alla velocità della luce tutto, abbiamo messo tutto in macchina e poi ce ne siamo andati. Insomma, a me è piaciuta tanto come esperienza in generale. Poi la notte dopo tranquillissimi al rifugio, abbiamo fatto i marshmallow sul fuoco, è stata molto carina come cosa. Però insomma... Questa io la definirei come una delle mie disavventure, perché il fine era buonissimo, poi ci si è ritrovati a passare una notte nell'ansia più totale, e se non altro abbiamo imparato un po' di cose da questa esperienza, e la prossima volta faremo più attenzione a un sacco di cose e ci siamo già organizzati mentalmente per la prossima volta. Se anche voi avete qualche avventura o disavventura da raccontarmi, mi raccomando fatemelo sapere, perché anche di questo tipo, perché... Io sono una persona che ride tantissimo delle proprie disgrazie, ovviamente non è stato così tragico, cioè poteva andare peggio. Però comunque vi assicuro che a trovarci si mette ansia la cosa. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. E io come al solito vi lascio anche tutti i miei social nell'info box in cui potete scrivermi o seguirmi. Io vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo al prossimo video.